continuano a salire i contagi da coronavirus in tutta l'Umbria. Accertati, secondo la dashboard regionale, altri 401 nuovi casi per un totale di 5.004 attualmente positivi. Cresce anche il numero dei ricoverati, ora di 292 unità, di cui 37 in terapia intensiva. Aumenta anche il numero dei decessi, che passa a 114. Perugia è la città più colpita dal virus, con oltre 1.400 casi. Terni sfiora i 600, mentre Assisi, Corciano e Bastia superano i 200. A Città di Castello il numero dei positivi è di 93, mentre a Gualdo Tadino salgono a 5 nuovi casi di Covid, con un paziente guarito, per un totale di 35 persone ancora positive, di cui 2 ospedalizzate. A Gubbio accertati 174 casi contro i 167 di ieri, registrato nella giornata di oggi un decesso. Si tratta di una signora residente in pieno centro storico. Sale anche il numero dei ricoveri a una decina, con un paziente in terapia intensiva. Sì, a fronte dei 173 casi positivi registrati fino ad alcune ore fa, dei quali una decina sono ricoveri con terapie intensive, e di fronte anche, ahimè, al decesso che si è verificato e rispetto al quale ovviamente esprimo tutta la mia vicinanza alle famiglie coinvolte. Voglio ribadire una preoccupazione che non è allarmismo, che non è terrorismo psicologico, ma che però è un invito molto sentito e molto caldo nei confronti di tutti i cittadini ad utilizzare il massimo di responsabilità. Quindi evitare contatti che non siano strettamente collegati ai problemi di lavoro, di scuola o di forza maggiore, a usare la mascherina sempre, evitare soprattutto assembramenti pericolosi dal punto di vista del contagio, e soprattutto lavare e igienizzare costantemente le mani. C'è una dinamica molto preoccupante in Italia e anche in Umbria. La nostra non è una delle situazioni peggiori, ma questo non deve assolutamente consolarci e farci abbassare la guardia. Dobbiamo evitare soprattutto che le persone più fragili, e non sono soltanto gli anziani, possano essere contagiate e quindi avere, diciamo così, dei peggioramenti della propria salute molto pericolosi. Il fenomeno degli asintomatici, come è noto, è un fenomeno molto diffuso, ma noi dobbiamo soprattutto avere grande rispetto per chi potrebbe subire gravi conseguenze dal contagio stesso. Lo diciamo innanzitutto per la salute, per la tutela delle persone, che sono tutte importanti, al di là dell'età che possano avere, e lo diciamo anche per il nostro tessuto socio-economico, che ancora una volta rischia di subire dei gravissimi contraccolpi, oltre che per tante altre attività anche di carattere sociale, culturale, sportivo, che naturalmente meritano grande attenzione e grande rispetto da parte nostra.